Si avvicina il posticipo casalingo con il Perugia lunedì ore 20:30 diretta su Rai Sport. Fuori l'infortunato Pellacani e lo squalificato Messic tornano abili Brosco, Franchini e Accornero. Non sono al 100%. Aloy che ha preso una botta alla coscia, Pierno e Tommasini entrambi affaticati. Decisiva la seduta di rifinitura. In cabina di regia D'Agasso in vantaggio su Squizzato. Nella conferenza pre-gara anticipata di un giorno rispetto alla prassi, diversi i temi affrontati da Zeman, a cominciare dalla prestazione eufemisticamente non indimenticabile offerta ad Alessandria contro la Juve Under 23, in realtà bene solo nella prima mezz'ora, poi il Pescara è inopinatamente sparito, ma per il Boemo c'è anche e soprattutto dell'altro. Per me la partita in se stesso non era da buttare nemmeno secondo tempo. Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, poi è difficile giocare e fare i risultati contro. Se abbiamo 5 ammoniti per falli che per me sono falli normali, è difficile giocare. Sì, che non abbiamo giocato al meglio, sì, non è che ho rivisto. Che si poteva fare, si doveva fare di più, sì. Zeman si riferisce al pareggio di Damiani sugli sviluppi del corner battuto da Rui. Moremovic è in fuorigioco e posizionato davanti a Plizzari, che non vede partire la conclusione del centrocampista bianconero. Probabilmente irregolare anche il 3-2 della Juve, siglato da Guerra, che fa un movimento a tagliare da attaccante di razza, non assorbito da Di Pasquale. A prescindere dagli episodi, nella ripresa, 2-2 a parte, i biancazzurri hanno deluso le attese, con le solite disattenzioni su palle native. È una fase di non possesso senza dubbio da rivedere. Alla domanda che margine di crescita ha questa squadra, il Boemo risponde così. Beh, io continuo a dire tanto, però aspetto che succede quel tanto. I ragazzi hanno talento, poi il problema tattico che si devono abituare a giocare un calcio insieme. Ancora giochiamo troppo individualmente e non si capisce che vogliamo fare. Chiusura invece dedicata a Gigi Cuppone, sul quale il tecnico biancazzurro era stato nell'immediato post-gara di Alessandria piuttosto tranciante. Cuppone corre, corre, ma non si sa dove e perché. A distanza di una settimana, Zeman ribadisce il concetto, ma sappiamo benissimo che le sue parole fungono sempre da sprone e sono dettate comunque da stima per questo o quel calciatore. Ci dico sempre, è una scheggia impazzita, che dà fastidio ai risultati, magari dà fastidio anche a noi che non riusciamo a giocare un calcio ordinato. Prima c'avevo le scame, che è normale che se faceva gol è difficile farlo fuori o cambiarlo. Poi Gigi ha giocato qualche partita anche sull'esterno l'anno scorso e può fare tutte e due ruoli. Però continua a dire, per far giocare la squadra ci vuole la squadra. Partecipazione con gli altri. Lui spesso prende la palla e va per fatti suoi. Dice, se impariamo a giocare insieme è meglio per tutti. Poi che ha fatto 7 gol è bravura sua finora. Da una parte ci aiuta, da una parte no.